E siamo qui in compagnia di Filippo Bartolotta, una degustazione che ci ha portati veramente a fare un viaggio nel tempo dal 1990 al 2017 in questa bellissima denominazione, dal 2007 anche diventata DOCG del Morellino di Scansano. È veramente un territorio unico, i produttori che ci credono e che cominciano a vinificare per fare vini di qualità, secondo me possono cominciare ad avere una voce nuova per il Sangiovese in Toscana. Secondo me nessuno dei produttori ha voglia o intenzione di venire fuori con il Morellino di Scansano come il nuovo vino, cioè come un vino da invecchiamento. Non è questa l'idea. Questo 90, il 97, il 2001, 2004, 2007, 2013 era un po' per dire: guardate, questo è un Morellino nato per stare sulle tavole, essere consumato veloce, eppure ancora è bello, pronto e reattivo, un vino del 90. Piatto lo vedi bene questo vino? Questo mi dispiace per i vegetariani, ma chiama la carne, o se no potrebbe chiamare una bella parmigiana con sopra uno strato, diciamo, di un formaggio affumicato, cioè qualche cosa che abbia un po' di proteina per rompere anche in qualche caso il tannino di questo vino. Rossano Teglielli, presidente del consorzio del Morellino di Scansano, raccontiamo un po' la storia di questo consorzio, quante aziende rappresenta? La nostra è una denominazione chiusa che interessa circa 1500 ettari e che vede circa 400 produttori del Morellino. Siamo riusciti, si dimostra come l'esaltazione del Sangiovese trovi nella nostra denominazione un punto importante, non solamente dal punto di vista, diciamo, di un Morellino di annata, di pronta beva, ma come anche una forte volontà ad una cosa più importante che si manifesta anche con bottiglie che hanno superato i 10 anni, 15 anni e che hanno mantenuto nel suo insieme e hanno esaltato questa qualità del Morellino stesso. Il consorzio è nato nel 1992 da pochi produttori, era un piccolo gruppo di produttori storici del territorio. Anno dopo anno questi produttori sono aumentati perché c'era sempre più consapevolezza delle possibilità che ci dava il nostro territorio e della qualità del vino. Ad oggi siamo circa 380 produttori sul territorio e oltre 220 associati al consorzio. Il consorzio in questi anni si sta evolvendo, come si sta evolvendo anche il mercato del vino, quindi il nostro piano è quello di trovare e, tra virgolette, aggredire mercati anche maturi europei e poi lo step successivo è andare sui mercati extraeuropei, sicuramente Stati Uniti, sicuramente Cina, Russia.